Come trovare lavoro sul web per sfuggire a un impiego diventato troppo ordinario? Francesco D'Ayala ci racconta tre storie di chi ci è riuscito. Dei clienti che hanno preparato un picnic, hanno richiesto un picnic deluxe e glielo stiamo allestendo, così quando arrivano trovano tutto pronto. Qui nel bel mezzo di Villa Panfili. Esattamente. Abbiamo deciso di aprire questo locale per rendere un servizio in più al parco e ai fruitori del parco, e siccome siamo da sempre in adorazione del picnic abbiamo deciso di così lanciarlo per tutti. Ci può essere un momento nella vita dove un lavoro ordinario non si sopporta più ed è tempo di concretizzare i propri sogni, come hanno fatto a Roma, a Villa Panfili, Cristina e Daniela, che fuggite da una produzione cinematografica ora preparano picnic. Lo stesso ragionamento hanno fatto Gelsomina e Andrea, archeologi sempre più strozzati dal taglio dei fondi sulla ricerca, che hanno creato un negozio di giocattoli online che ora li riempie di soddisfazione. Poi Maria Alessandra Scuderi, prima commessa in un negozio di ceramica, ora web journalist per la micro TV del Rionimonti di Roma. 2000 di questi esempi si trovano sul sito www.workers, creato da Giampaolo Colletti, una vera radiografia di un mondo che cambia. I workers all'italiana sono persone che hanno anche superato i 50 e decidono di mettersi in proprio, utilizzare il web, ma trovare come alleati amici e parenti. Quindi diciamo che all'ufficio e al posto fisso preferiscono il tinello di casa.